Ciao a tutti, oggi parliamo di alette. Ci sono molte domande sulle alette. Intanto, tra tutte le domande che vengono poste per quanto riguarda le alette, che tipo di alette mi conviene montare? Una qualsiasi, gomma, dure, morbide, a scudo, paraboliche, grandi, piccole, e poi soprattutto a che distanza devo montarle dalla coca. Ebbene, vedremo di rispondere a molte di queste domande. Intanto vorrei precisare a cosa effettivamente servono le alette. No? Le alette servono a stabilizzare la freccia in volo, a non farla sbandare, o a correggere eventuali sbandamenti e soprattutto perché le frecce devono avere una determinata forma, un determinato volume e una determinata posizione. Perché non metterle al centro o sulla punta e invece le mettiamo sul fondo? Vediamo di rispondere a tutte queste domande. Vediamo se la scienza ci viene incontro, no? Anche per non comprare le alette così solamente a sentimento, solamente se ci piace il colore o se ci piace la forma, ma se esiste qualcosa di scientifico per poter aiutarci anche a capire qual è l'aletta migliore per il nostro tiro. Ammesso che noi abbiamo già progettato la nostra freccia e quindi lo spine, il peso della punta e tutto quanto concerne poi il volo della freccia e il relativo spine dinamico, concentriamoci sul tipo di aletta e sulla sua forma e sulla sua posizione. Intanto non esiste, per quanto riguarda il volo della freccia, qualche trattato scientifico che ci possa aiutare, ma però dal punto di vista aeronautico, dell'ingegneria aeronautica, esiste una formula che definisce il volume di coda di un aereo, quindi l'impennaggio che hanno gli aerei, proprio che serve a stabilizzare. Le ali servono per sostenerlo, quindi per generare portanza, e la coda serve per la stabilizzazione. Quindi abbiamo tutto sommato qualcosa che ci possa aiutare a capire come funzionano le alette delle frecce. Se noi abbiamo la nostra freccia questa è la punta, questa è la cocca e noi abbiamo le nostre alette. Ok? Abbiamo le nostre alette. La prima cosa che dobbiamo considerare è il centro di gravità. Il centro di gravità dell'alette è molto semplice, lo mettiamo su un dito e dobbiamo trovare il nostro centro di gravità. Perché ci serve il nostro centro di gravità? Vedremo. Ci servirà per considerare e definire il volume di coda. Il centro di gravità è in questo punto, quindi lo posizioniamo per esempio in questo punto. Centro di gravità. Centro di gravità sappiamo che serve per stabilire il FOC della freccia e sappiamo benissimo, perché ce lo insegnano i costruttori di aste e di punte, che il FOC deve essere il più avanzato possibile per quanto riguarda quel tipo di aste e quel tipo di punte. Qual è la formula che definisce il volume di coda? Il volume di coda è uguale ad L per S. L sarà
la distanza fra il centro delle alette e il punto dove avviene effettivamente la stabilizzazione e la superficie delle alette. La superficie in millimetri quadrati, la superficie mettiamo in millimetri quadrati delle alette. Quindi il volume di coda è dato da L, che è dal centro geometrico delle alette al centro di gravità, per la superficie totale della alette. E da questa formula possiamo trarre alcune conclusioni. Per stabilizzare nel modo migliore le nostre alette dobbiamo avere il volume di coda più alto possibile. Ovviamente il più alto possibile, che permetta di avere un'ottima stabilizzazione ma anche una minima interferenza con l'attrito con l'aria. Quindi dobbiamo giocare su questi fattori. Per diminuire la superficie ovviamente possiamo aumentare L, quindi possiamo aumentare questa distanza. Come aumentare questa distanza? Ad esempio aumentando il foco. Aumentando il foco sicuramente aumentiamo la distanza, perché se qua abbiamo il centro geometrico della freccia, questa distanza qua sarà il foc. Ed è logico che se noi questa la accorciamo, quindi spostiamo questa in questa posizione, aumentiamo sicuramente L. Un'altra interessante idea per aumentare L, ma mantenere la superficie in condizioni accettabili, che non interferisca troppo con l'attrito con l'aria, è quella di arretrare il più possibile, le alette. E qua già abbiamo una conclusione. Le alette devono stare il più vicino possibile alla cocca, senza creare interferenze col viso o con i contatti. Quindi, per quanto riguarda gli olimpici, che hanno la presa infradito, ebbene, devono posizionare le alette in modo tale che non abbiano interferenze da qualche parte o con la patelletta o col tab. Per quanto riguarda gli archi nudi, le alette vanno messe il più vicino possibile, molto più vicine che non gli archi olimpici o gli archi compound addirittura. Quindi, se è vero come è vero che non possiamo avere una superficie, un volume di coda eccessivo, perché farebbe troppo attrito con l'aria, possiamo sicuramente aumentare questa lunghezza, arretrando le alette, aumentando il foc verso il valore massimo consentito. C'è un'altra chance, un'altra possibilità che io stesso ho sperimentato. Mi sono trovato molto bene montando queste alette naturali sulle frecce in carbonio. Mi sono trovato molto bene perché? Permettono di perdonare molto gli sbandamenti, i cattivi rilasci, specialmente alle corte distanze. E diciamo che nel 3D paga abbastanza, ma nel 3D si tira al massimo a 30 metri, con una media intorno ai 18 metri. Quindi venivano molto bene. Mi sono accorto però che le rosate si allargavano molto man mano che le distanze aumentavano. Ovviamente l'errore provocato dall'arco nudo è un errore molto più grande di quello che è l'errore provocato dall'aletta, dall'inconsistenza delle alette, della loro costruzione o dell'attrito con l'aria.
Però effettivamente mi sono accorto che in un altro modo riuscivo ad effettuare delle rosate molto più stabili e molto più concentrate. Come ho fatto? Beh, qual è il modo successivo di aumentare il volume di coda? Abbiamo visto che possiamo aumentare la superficie del volume delle alette, aumentare L, e cioè la distanza tra il centro delle alette e il centro di gravità, arretrando le alette o aumentando il foco, ma abbiamo un'altra grandissima possibilità, che è quella di aumentare la superficie mantenendo invariato o pressoché invariato l'attrito con l'aria. Come? Aumentando le alette. Anziché 3 alette ne possiamo incollare 4 o anche tranquillamente 5. Dobbiamo fare le nostre prove. Io mi sono trovato molto bene, addirittura in modo identico alle alette naturali, ma con rosate molto più strette, utilizzando le Elivane S3 con 4 alette. Ho montato 4 alette a 90 gradi una sull'altra e effettivamente ho ottenuto una stabilizzazione straordinaria nelle frecce da vicino, ma anche a 50 metri la rosata si è notevolmente ristretta e finalmente non ci sono più quegli sbandamenti dovuti a un rallentamento improvviso dovuto a una grande superficie. Qua abbiamo la stessa superficie di un'aletta naturale, ma distribuita in modo uniforme, anziché 3 alette con 4 alette. E ho trovato che questa soluzione è la soluzione migliore. Quindi consiglio a tutti di provare, perlomeno, anziché 3 alette, ad utilizzare 4 alette. Ok, abbiamo capito come funziona. Quindi arretriamo il più possibile verso la cocca, il più possibile verso la cocca le nostre alette, aumentiamo la superficie inserendo una alette in più e utilizziamo il foc ottimale verso l'alto per aumentare questa distanza L, che è la distanza che ci farà stabilizzare meglio la nostra freccia. Ed è questo è ovvio, man mano che avviciniamo l'aletta alla punta la stabilizzazione non avviene più. Addirittura se noi mettessimo alette vicino alla punta, la freccia ribalterebbe dopo pochi metri di volo. Ok? Spero di esservi stato di aiuto e di aver anche spiegato in modo abbastanza scientifico il perché di alcune scelte. Ciao a tutti, iscrivetevi al canale!